Bentornati dunque allo stadio Giro Savoia e Nuovo Cosenza. Hanno appena effettuato l'ingresso in campo, squadre schierate, partiti in questo istante. Il Savoia gioca il primo pallone della gara con Di Capo, Sicignano in avanti a cercare subito il numero 10, Guadalupi. Attenzione, il destro, Loccisano con una mano, respinge male e il Cosenza coglie poi un clamoroso palo con il numero 8, Fiore. Attenzione a Mosciaro, 25 gol per il capocannoniere del girone, lo scarico sulla sinistra per Fiore, ancora Mosciaro in area di rigore, il sinistro, il Cosenza in vantaggio. Cosenza in vantaggio al quarto minuto esatto, il 26esimo gol stagionale di Manolo Mosciaro con il numero 6, Filidoro. Lo scambio questa volta che non riesce con Fiore, recupera però palla Mosciaro. Alla tre quarti, prova ancora il destro, Loccisano si addormenta, il fischio del direttore di gara, tutto pronto, la battuta di Mosciaro con il destro che fa la barba al palo, prese poi sembra intenzionato a cercare la testa di qualche compagno in area di rigore, parte il traversone di sinistro di Malafronte verso Vicentin che è solo in area, attenzione il cross in favore di Guarro che prova a coordinarsi per la battuta. Squadra sempre nell'occhio del ciclone, una società sempre nell'occhio del ciclone. Attenzione adesso Guadalupi in area di rigore, 2-0 Cosenza, 2-0 Cosenza. Ci stavamo dilungando sui vari striscioni polemici. Guadalupi, attenzione, appoggia per Mosciaro, Mosciaro entra in area di rigore, il numero 9, il gran destro fuori. Cignano poi però non demorde, l'attaccante argentino che va a recuperare il pallone, Padulano, Malafronte, ottima la triangolazione, Vicentini con il piatto destro, rimpallato, poi Guarro, il sinistro, la parata di Perri, gol, gol. Riapre il match il Savoia con una clamorosa papera. Padulano che prova a girarsi in area di rigore, poi tocco all'indietro per Nasto, la botta di sinistro fuori. I tifosi del Savoia espongono un nuovo striscione con su scritto per Messina anziché il ritiro alle 5 del mattino. Intanto Savarese ci prova al limite dell'area con il sinistro vellutato alto. Tutto pronto dunque per la ripresa del gioco qui al girone. Ben controllato dalla difesa del Cosenza. Lancio in avanti per Mosciaro in area di rigore. Sinistro traversa, poi Fiore, rete. Il 3-1 del Cosenza. Ora i Silani che manovrano, lancio in avanti proprio per Mosciaro, Mosciaro salta Loccisano e poi con il sinistro ha provato a beffare il portiere del Savoia, tiro però respinto in corner, traversone, gran gol al volo di Parenti, fondo, accelera sul pallonetto, traversone al centro, contrato, poi un nuovo cross di Cavallario che ha anche fortuna in un rimpallo, palla al limite dell'area, il destro bene in casa, 5-1.